Il Comune di Chieti, in collaborazione con Confartigianato Chieti, organizza per il prossimo venerdì, sabato e domenica la prima edizione di Chessemagna. Il direttore generale di Confartigianato Chieti, Daniele Giangiulli, ci spiega come si svolgerà questa manifestazione inedita appunto alla prima edizione. Sì, è proprio l'edizione zero di questo primo festival enogastronomico delle eccellenze culinarie e dei prodotti tipici della nostra regione. E saranno presenti su Corso Marrucino da venerdì 50 gazebo, 50 espositori provenienti da tutta l'Abruzzo, anche da qualcuno da fuori regione, quindi dalle Marche per arrivare in Molise e in Puglia. Quindi diciamo che abbracciamo tutta la costa dell'Adriatico. Sarà una rassegna molto importante che prevede anche dei tavoli culturali, dei tavoli tematici, c'è anche un po' di folklore, dei complessi di musica che rendono così animata e piacevole la permanenza sul colle in questo fine settimana. Diciamo che puntiamo molto su questa iniziativa che ha la prima, come dicevo prima, l'edizione zero, e il Comune ha creduto molto in questa manifestazione. Beh, dobbiamo ringraziare anche la Camera di Commercio e la Regione Abruzzo che hanno dato un contributo per la concreta realizzazione dell'evento stesso, e ci auspichiamo che questo fine settimana, veramente in un periodo di fine estate, la città di Chieti e soprattutto anche il circondario, tutta l'Abruzzo, possa rispondere favorevolmente a questa iniziativa. Un'altra delle tante iniziative che Confartigianato Chieti realizza per smuovere un po' le acque, diciamo così, a livello commerciale. Sì, noi cerchiamo comunque di dare risposte soprattutto ai centri storici, quei centri che sono in sofferenza con delle manifestazioni permanenti. Non a caso qui su Chieti adesso ripartirà da settembre l'Antico in Piazza, la quarta domenica di settembre, ma così siamo disponibili a farlo su tutte le città che dovessero richiedere la nostra collaborazione. Ci spiace che purtroppo sia Vasto che Lanciano finora non abbiano sposato queste nostre iniziative, che poi tra l'altro richiedono uno sforzo economico da parte dei comuni davvero minimo. Quindi sono occasioni che comunque fanno vivere i centri storici, portano gente in città e fanno vivere il commercio e gli artigiani che purtroppo stanno vivendo un momento davvero difficile. Soprattutto questa è una nostra ricetta, comunque, per dare una piccola risposta alla crisi e per cercare di incentivare i consumi che purtroppo sono veramente contratti in questo periodo.